Questo va bene. E ciao a tutti ragazzi, oggi volevo farvi vedere che ho trovato... troppo semplice. Qua non c'è niente che possa farlo sembrare più reale. E ciao a tutti ragazzi, oggi ho trovato qua per terra uno smeraldo verde. È un pezzo molto grosso, quindi potrebbe valere milioni di euro. L'ho trovato qua. Come ho detto, potrebbe valere milioni di euro. Adesso lo metto qua. Troviamo qualcos'altro che potrebbe andare bene. Ecco. Ok, ragazzi. Ho trovato anche questo diamante nero. Ci sono gli zanzare. Vabbè, siamo in una miniera di diamanti neri. Lo sposto perché ci sono le zanzare cattive. Ecco qua. Diamante nero, come vedete. Aspettate che non so mettere a fuoco. Molto bello. E potrebbe valere miliardi di euro. Lo mettiamo insieme allo smeraldo, che è comunque bello. Questo. Oh no, no, no! Questo va bene. Ok. Devo farlo sembrare realistico. Ok. Ok, ragazzi, adesso siamo in una miniera di diamanti. Stiamo cercando i diamanti, quelli veri. Cerchiamo. Vediamo se troviamo qualcosa. Ragazzi, abbiamo trovato un diamante. È un poco strano, però vi assicuro che è un diamante. Si muove anche da solo, quindi è magico. Oh, ragazzi, guardate che diamantone! Pure sporco. Ragazzi, questi sono i due diamanti che abbiamo trovato. Questo pure è molto bello, però è bello anche per... Pazienza, e questo pure è molto bello. Guardate. E adesso andremo a caccia di zaffiri bianchi. Come si chiude? Vabbè, ho chiuso.
Ok ragazzi, siamo in una miniera di zaffiri. Vediamo se troviamo qualcosa. Spostiamo questo sasso. Ragazzi, qua c'è un bel zaffiro. Però è molto in profondità ed è difficile scavare. Adesso vi faccio vedere che scavo un po' e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, dopo circa 3-4 ore, se non esagero, sono riuscito a tirare fuori questo zaffiro. Ragazzi, spero che questo video di minerali veri vi sia piaciuto. Se non l'avete fatto, iscrivetevi. Beh, non ci servono più. Tanto. Stavo registrando. Ragazzi, è venuto mio fratello che li ha rotti e quindi non si possono più usare. L'unico che mi è rimasto è questo, con cui divento un milionario e ciao.